ciò che è moda. Che è fashion? Che? Sì! Sì, è fashion. Ma non solo. Ma chi è? È il channel. Che ora? Parla. Anche io. Ben ritrovati! Oggi siamo qui per presentarvi un evento esclusivo. Dico siamo perché sono qui con Rebecca. Rebecca è un po' più grande di me. Ha 9 anni. I 9 anni di Rebecca e i miei 6 per 2 fanno uguale 30. Sì, 30! Come dice il Kid, la linea moda bambino più irriverente che io conosca. Dione e Costanza sono stati invitati a questo prestigioso party. Vediamoli! Il negozio Luisa via Roma Firenze ha ospitato il compleanno di Diesel Kid. Per l'occasione hanno allestito la vetrina dello store con la collezione, o meglio con il tributo alla collezione, creato da Fornichetti. Veri rock, raga! Tra gli invitati molti giornalisti, compratori, detti buyer, che venivano da ogni dove. Fotografi e anche manager dell'azienda Diesel. E soprattutto tanta voglia di divertirsi. Sono tutti in attesa del Big Boss, ormai personaggio del jet set internazionale. Eccolo! Eccolo, il nostro amico Renzo. Vai Costanza, è tutto tuo. Tu ti senti più un personaggio o un modello da seguire? No, io sono un imprenditore che cerca di mettere insieme del buon gusto di tante aziende e cercare di metterlo nel mercato. 30 anni di Diesel Kids, cioè facendo pantaloni in miniatura, hai qualche rimpianto? C'è qualcosa che avresti voluto fare che poi non hai fatto? Ma sai, ho fatto tante cose, sicuramente avrei potuto farne di più. Però non posso neanche lamentarmi, penso comunque di avere fatto tanti brand, tanti marchi e poi con Diesel abbiamo fatto delle cose veramente fantastiche, abbiamo cambiato il mondo di portare il denim, abbiamo cambiato il mondo di fare comunicazione, per cui tutto sommato se faccio la somma devo essere orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare. E se ti dico Dieselito, tu cosa mi dici? Il marchio, l'etichetta che si metteva alla linea bambino. Quando è nata come Dieselita, non è nata come Diesel Kid. E poi la cosa pazzesca è che è nata perché dove non trovavo dei vestiti belli per i miei figli. Quindi è nata proprio per vestire i miei figli e poi, penso, 30 anni fa è stato forse uno dei primissimi brand a fare il bambino. Ma perché proprio Diesel? Diesel nasce dall'energia alternativa, quindi è una cosa che va piano, sì. Che va piano, che va lontano e poi penso che siamo stati veramente alternativi. Tu che viaggi tanto, raccontaci un po' magari cosa dicono di noi, com'è il nostro paese, è ancora il paese della moda? Beh, ci sono tanti paesi che cercano di portare via questo scettro che abbiamo, c'è la Francia, l'Inghilterra, l'America, tutti provano a conquistare il loro spazio perché la moda è un'area bellissima, però adesso sono entrato anche a far parte della Camera Moda Italia. E vogliamo far ritornare l'Italia ad essere la più grande, la più forte, la migliore. E qual è il tuo colore preferito? È il verde, verde e blu, blu di blue jeans e verde perché vuol dire spazio, vuol dire prati, vuol dire alberi, natura. Enjoy e credete in quello che volete fare che diventerete grandi. Ciao, enjoy. Passiamo al boss del Kid, Germano, che a noi piace da pazzi. Guardate e ditemi se non è fantastico. Troppo easy. Vai, ragazzi. Diesel fa o segue la moda? Diesel la fa da sempre, non la segue mai, la fa sempre. Sempre. L'abbiamo sempre fatta noi.
Ma se ti dico Diselito, tu cosa pensi? Mi ricordo Diesel quando era piccolo, io ero giovane, parliamo del 1984, per cui di 30 anni fa. Io non lavoravo ancora in Diesel, ma ho cominciato l'anno dopo. Per cui io sono in Diesel da 29 anni, per cui pensa quanto tempo. E mi ricordo un indianino piccolo, con la penna piccola, molto simpatico. E invece si può dire che tu e Renzo siete una coppia solida. Qual è il suo peggior difetto e il suo maggior pregio? Guarda, il suo maggior pregio, partiamo dai pregi naturalmente, è che uno perfezionista ti dice sempre quello che non va nella maniera giusta e cosa devi migliorare. Difetti? Vuole tanti numeri, vuole che vendo tanto. Okay. E questo magari qualche volta non si concilia con l'immagine, eccetera, eccetera. Okay. E che, secondo te cos'è che non deve mancare nel guardaroba di un fashion kid? I jog jeans. Jeans. Assolutamente. Una volta messi non puoi più toglierli. Ma secondo te il risvolto dei pantaloni è una cosa trendy o un po' nerd che non va bene? Guarda, a me non fa impazzire, se devo dirti la verità. Le femmine è bello, però forse sui maschi un po' meno. Le femmine è già meglio, sì. Sui maschi fa un po' così. Mi trovo vicino a Ponte Vecchio, nella loggia del mercato. Sapete perché sono arrivato fino a qui? Seguitemi! Cosa ci fa un porcellino di bronzo nel bel mezzo di Firenze? Ora ve lo spiego. Secondo la tradizione, toccare il naso del porcellino porta fortuna. Ma toccare il naso non basta. Vediamo se trovo una monetina. Eccola, mettiamola nella sua bocca. Non morde, tranquilli. Ora vediamo dove cade la monetina. Se cade oltre la grata, diventerò molto fortunato. Altrimenti... Oltre la grata, fortunato! Torniamo alla festa? Yes! Sono curioso di sentire che cosa si dice a queste feste. Ok, sentiamo e vediamo chi c'era. Che notizia vorresti dare di Diesel che non hai mai dato? Diesel sta aiutando, finanziando un progetto che è il restauro del ponte di Bassano, che è un ponte storico. E quindi a progetto ultimato vorrei dare la notizia. Sono molto cool, mi piace tantissimo il loro lavoro su internet. Il cotè country del signor Renzo Rosso ci piace tanto. Olio, vino, tutto quello del food non è male. La cosa che ti è piaciuta di più che hai scritto invece, che hai già detto? Ho fatto un servizio sull'asilo che mi è piaciuto tanto. Una scuola materna per i figli dei dipendenti. Ed è un progetto molto bello, fatto con una bellissima cultura, con la scuola di Reggio, e quindi è stata una bellissima notizia vedere i genitori felici di portare i bambini lì, di vederli dalla finestra mentre loro lavoravano e di ricongiungersi velocemente per andare a casa. Saresti disposta a dire una bugia per far notizia? No, una bugia no, però purtroppo capita spesso che non diciamo tutta la verità. Anche gli adulti fanno un po' così, non dovremmo farlo, ma però cambiamo. Qual è il capo secondo te a diventare il cult della Tribute Collection? Il capo cult è il jeans. Le loro t-shirt e jeans sono proprio i jeans e il capo cult. Come fai a decidere quale capo devi comprare? Sento un po' le esigenze dei clienti, dei ragazzini. Lo guardo, mi devo innamorare del capo che vedo nel negozio e lo acquisto. Deve essere originale, nuovo. E poi devono essere capi comodi da portare sempre, non impegnativi, perché i bambini si muovono, corrono, e quindi devono essere cose comunque pratiche e sempre portabili. Come va portata la moda secondo te? Va portata con personalità.
E quindi borchi, lustrini, paglietti piacciono? Sì, mi piacciono molto, però mi piace anche comunque la cosa semplice, il jeans pulito, la maglietta un po' più basica. Bisogna comunque stare attenti al prodotto e deve avere un buon rapporto qualità-prezzo. Se ti dico Diesel. Great denim brand, funky, yeah, lovely styling. Che colore ti viene in mente? Denim, blu denim. Al giallo. Blu la associo al jeans più bello italiano. Al rosso. Diesel red, diesel black. Rosso. Rouge, bien sûr. Red. Au bleu, mais je fais différemment. Au denim. Voilà, denim. Rosso. Rosso. Verde militare. Giallo. Rosso. 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 Verde fluo. Blu. E invece che musica, che canzone ti viene in mente? Tutto quello che è rock. Static Passion, dei Rolling Stone. Secondo te è un brand diurno o notturno? È notturno anche. Perché ha proprio quest'anima rock dentro che si sposa bene con la notte. La prima regola per essere un diesel kid qual è? Essere giusti. Che cos'è per te la moda? La moda secondo me in realtà è lo stile, ed è lo stile personale. È una fantasia, è un modo di esprimersi. Ognuno ha un suo stile ed è giusto rispettarlo, mai strafare, mai stravolgersi. Quale colore preferisci vedere addosso ai bambini? I colori accesi. Ma non esagerati, e mi piace anche il nero. E un evergreen come il jeans. Il jeans ci deve sempre essere. Te le dico dieselito. Lei a cosa pensa? A diesel, in kid, dieselito. Tanta storia. Ai nostri fantastici bambini. Happy birthday, Diesel! Happy birthday to you! Joyeux anniversaire, Diesel! Happy birthday! Per il suo trentesimo. Milano per fare un servizio fotografico da bambini. Ciao a tutti, a presto. Ciao bambini, baby fashion. Ciao ragazzi di baby fashion. Ciao ragazzi. Ciao baby fashion. In bocca al lupo per tutto. Ragazzi, imparate, migliorate e siete sempre più forti. Ciao, enjoy.